Bene, dopo aver visto nella lezione precedente le equazioni di Maxwell, le abbiamo esaminate una per una, in particolare abbiamo visto l'estensione della legge di Ampère che include la corrente di spostamento. Oggi vediamo una delle principali applicazioni, non è l'unica, teoriche dell'equazione di Maxwell, che è la previsione che fece Maxwell dell'esistenza di perturbazioni nel campo elettromagnetico che si comportano come onde e la cui velocità è proprio la velocità della luce, che è il motivo per il quale la luce è interpretabile come un'onda elettromagnetica. Ci saranno alcuni strumenti matematici che normalmente non credo che abbiate ancora visto e che magari saranno un pochino impegnativi, ma cerco di proporvi nel modo più semplice possibile. Questo ho appena detto quello che faremo. Un'onda che cos'è? Normalmente, dal punto di vista della fisica classica, un'onda è una perturbazione o un disturbo ad una situazione di equilibrio che si propaga nello spazio, trasportando energia ma non materia. Okay, qui avete l'esempio dell'onda di superficie sul mare con il nostro gabbiano che oscilla verticalmente, ok? Questo l'abbiamo appena detto. L'onda è caratterizzata normalmente da che cosa? Qui c'è un'onda molto semplice, un'onda di tipo sinusoidale, non tutte le onde sono di questo tipo, questa è un'onda elementare, ok? Da la distanza spaziale tra due punti della stessa fase, due picchi per esempio, viene chiamata lunghezza dell'onda e si misura in metri. Oppure il periodo necessario affinché un punto dello spazio si trovi a occupare punti della stessa fase, quindi il periodo, tra virgolette, di un'oscillazione completa, che viene chiamato appunto periodo e misurato in secondi. Una grandezza che differenzia onde di tipo diverso, parliamo in questo caso di onde meccaniche, onde di tipo elastico, è il fatto che le onde possono essere trasversali quando ciò che viene perturbato, subisce un discostamento dall'equilibrio in una direzione che è perpendicolare a quella di propagazione dell'onda. Avete la classica corda che vibra in alto e in basso e la vibrazione è verticale, mentre la propagazione dell'onda è orizzontale. Questo si parla di onde trasversali. Oppure l'oscillazione, la vibrazione, o meglio ancora il disturbo della stazione di equilibrio avviene nello stesso verso in cui si propaga l'onda. In questo caso parlo di onde longitudinali. Quindi qui abbiamo una molla lunga, una corda elastica, che viene, può essere compressa e rarefatta. Le onde di pressione sono onde di tipo longitudinali. Il suono è un'onda di tipo longitudinale, mentre per esempio le onde trasversali possono manifestarsi solo nei solidi, nei fluidi non esistono onde trasversali. Okay? Quindi per esempio nei terremoti le onde si possono manifestare anche di questo tipo e dell'altro, okay? Mentre nelle acque per esempio non ci sono onde trasversali, ma solo onde longitudinali. Qui c'è un filmato che riassume questo, ma insomma lo salto. La forma, il tipo di disturbo o di alterazione dell'equilibrio viene descritto normalmente da una funzione che si chiama funzione d'onda, che può essere, può anche non essere, ma in generale, nei fenomeni più semplici, è una funzione periodica del tempo e dello spazio. D'accordo? Nel caso invece che l'onda, il disturbo sia limitato nel tempo, si parla in quel caso di onda a impulsi, okay? La forma dell'onda sarà una funzione non periodica, cioè un disturbo, per esempio prendo la mia corda, gli do uno scossone in alto e in basso e poi la tengo ferma, e quindi qui ho un effetto sulla situazione di equilibrio che è limitato nel tempo, quindi avviene, termina e poi finisce. In quel caso parlo di un'onda a impulsi, che si propaga nello spazio come un'altra onda, però è limitata. Il caso invece che l'onda sia periodica, nel senso che la perturbazione continua a ripetersi nello stesso modo nel tempo e nello spazio, l'onda si propaga con una certa velocità che è legata alla lunghezza d'onda e al periodo. Okay? Quindi se immaginate, ecco, qui ci sia un oscillatore, cioè qualcuno che muove la corda in alto e in basso, il profilo dell'onda, che è questa
profilo che tutto sommato possiamo, ecco, assumere come sinusoidale, vedete che il tempo necessario affinché un punto nell'onda faccia un'oscillazione completa, che è il nostro periodo, è lo stesso necessario affinché la stessa fase, cioè per esempio il picco, si sposti in avanti di una lunghezza d'onda. Quindi la velocità con cui l'onda si sposta non è altro che, cioè, è esprimibile come il rapporto tra la lunghezza d'onda diviso il periodo. Ok? E immaginate di, torniamo all'attimo precedente, di fare una foto, ecco, prendete un'immagine della nostra corda in un particolare istante. In quel caso il profilo dell'onda è una funzione a tempo fisso della posizione di dove si trova in particolare punto lungo la nostra corda. Okay? Quella posizione entra in questo grafico tramite questa grandezza che prende il nome di fase. Okay, si comporta come un angolo, ma in realtà non è un angolo perché non c'è niente che ruoti o che giri. La forma della funzione d'onda, la forma in questo caso sinusoidale, è esprimibile quindi in funzione di una grandezza teta che è la fase, che avrà in questo caso sarà dipendente dalla posizione tramite questa relazione. Questa deriva dal fatto che se io mi sposto in avanti di una lunghezza d'onda di un lambda, la fase subisce una variazione di un periodo, quindi aumenta di 2π greco, visto che parliamo di funzioni sinusoidali, il periodo della funzione è 2π greco, e quindi tra un picco e l'altro, okay, in termini di distanza ho una lunghezza d'onda, in termini di fase ho una distanza di fase in radianti di 2π greco dalla periodicità della funzione stessa. Ok? E quindi la funzione d'onda a un particolare istante di tempo sarà una funzione che è caratterizzata da questo numero, dove lo vedi, scusa, ecco, A, che in generale è l'ampiezza dell'onda. Nella funzione semplice, nella sinusoide, l'ampiezza è 1. Potrebbe essere più grande o più piccola. In quel caso, se l'ampiezza non è 1, c'è questo numero A grande che dà l'ampiezza dell'onda, che tutto sommato è legato a quanto intensa io, quanto intensamente io muovo la nostra corda che abbiamo preso prima come esempio, okay? Mentre la posizione e la lunghezza d'onda vanno a interessare solamente la fase, okay? È chiaro che se, anziché avere un'istantanea, io considero istanti diversi nel moto dell'onda, allora punti con la stessa fase si spostano in avanti. In generale, qui, torniamo al grafico di prima, ecco, qui i miei punti sulla corda, per esempio questo qui mi sembra che sia in rosso, oscillerà in alto e in basso e quindi si troverà in fasi diverse dell'oscillazione, ma per esempio punti che sono al picco si spostano via via verso destra. Okay? Quindi immaginate che se invece che avere una onda come una corda avessimo un'onda sferica, per esempio, che ne so, o un'onda circolare come l'onda che è prodotta da un sasso che cade nell'acqua, ecco, punti, quindi l'acqua come quella della figura iniziale, quel gabbiano che sta sul pelo dell'acqua che va in su e in giù, punti che si trovano al picco dell'onda si spostano progressivamente nello spazio, ok? E immaginate di unire, di congiungere, di disegnare, ecco, una linea che congiunga tutti i punti qua alla stessa fase, quel particolare luogo geometrico, quell'insieme di punti, prende il nome di fronte d'onda. Nel caso di un'onda prodotta da un sasso che cade nell'acqua, avremo fronti d'onda che sono delle circonferenze. Nel caso che invece io prenda, che ne so, un colpo sul tavolo, l'onda, che è di tipo acustico, si propaga in tutte le direzioni dello spazio, quindi sarà un'onda sferica e i fronti d'onda saranno delle sfere. Il tempo necessario a che un fronte d'onda si sposti di una lunghezza d'onda è proprio un periodo. Okay? E quindi punti con la stessa fase si sposteranno per onde, come si dice, progressive, cioè onde che vanno in avanti, in modo tale che la distanza spaziale tra
fronte d'onda che per una certa fase è quello che è un periodo in avanti oppure indietro, sia sempre una lunghezza d'onda. In questo modo si può dimostrare abbastanza facilmente che i fronti d'onda che hanno quindi un valore della fase costante sono legati non solo alla posizione, ma anche al tempo, proprio perché punti con la stessa fase sono in moto rispetto al nostro sistema di riferimento, in quanto l'onda è un'onda progressiva, cioè una perturbazione che si sposta, come avevo visto prima, nello spazio a tempi diversi. Ok? È abbastanza semplice dimostrare che se ho un'onda progressiva che si muove in avanti, che quindi in avanti significa nella direzione positiva del nostro asse di posizione, del nostro asse delle x, la fase può essere espressa in questo modo, come 2π diviso la lunghezza d'onda per x posizione meno v velocità dell'onda per t tempo. Attenzione, la velocità dell'onda posso esprimerla come lunghezza d'onda lambda diviso periodo t. Okay? Quindi di conseguenza posso esprimere la fase come la differenza tra 2π diviso lambda per x e 2π diviso periodo per t piccolo. D'accordo? Questa grandezza, il 2π diviso t, se vi ricordate qualcosa del moto circolare uniforme, viene normalmente indicata dalla lettera omega, che è la velocità angolare del moto, che qui, non essendoci niente che ruota o gira, prende il nome di pulsazione. L'analogo per la coordinata spaziale, per la x, cioè 2π diviso lambda, prende il nome di numero d'onda, cioè quante onde ci sono, quante lambda ci sono nel periodo 2π della fase. Qui, nel periodo 2π della fase, ci sono tot oscillazioni, cioè tot periodi temporali. Immaginate proprio la lunghezza d'onda lambda come se fosse un periodo spaziale, però anziché temporale. Okay? Questo numero 2π su lambda viene indicato normalmente dalla lettera K e assume il nome di numero d'onda. Okay, eccolo qua. Il K è 2π diviso lambda. Quindi, in generale, la nostra funzione d'onda sarà caratterizzata da un'ampiezza per una funzione sinusoidale o cosinusoidale, se è un'onda fondamentale, se è un'armonica fondamentale, per la fase che sarà numero d'onda per x meno omega per t, posto che l'onda sia progressiva, cioè che si muova nel verso positivo dell'asse delle x. Se cambio questo segno da meno in più, l'onda è regressiva, un'onda che torna indietro, cioè che va nel verso negativo dell'asse delle x. Okay? Questo, ripeto, per un'onda semplice. Non è detto che siano tutte o solo seni o solo coseni, potrei avere una funzione più complessa, che normalmente, teorema di Fourier, è sempre una composizione unica di seni e coseni con ampiezze opportune. Okay? Quello che, per esempio, che in musica caratterizza il timbro di uno strumento. Come caratterizziamo in generale un oggetto, una funzione che si comporti in questo modo, cioè che abbia questa caratteristica. Qui abbiamo quindi la funzione d'onda che dipende da due variabili, stiamo parlando di un fronte d'onda che dipende solo dalla x. D'accordo? Quando una funzione, fino adesso siete stati abituati a lavorare con funzioni solo della x, solo di una grandezza variabile, potrei averne più di una. Qui la nostra funzione, la funzione d'onda, dipende dalla posizione e dal tempo. Quindi se mi fisso in una posizione, l'onda in quel caso lì dipende da dove sto a seconda del tempo. Ma a un istante di tempo prefissato, anche la nostra funzione d'onda dipende dalla posizione, abbiamo visto prima, no? Se immaginate di fare una foto alla nostra corda, diventa una funzione dello spazio. In generale è una funzione che dipende sia dalla posizione che dal tempo. In quel caso, quando è una funzione di più variabili, si introduce l'uso di andare a studiare la dipendenza, quindi quanto rapidamente la nostra funzione cambia con ciascuna delle due variabili, in questo caso parliamo della x e della t, e quindi siccome ho più cause di variazione della funzione, considero non quella che fino adesso avete individuato come derivata, che prende il nome in questo caso di derivata totale, ma si usano le derivate parziali che sono indicate da questo simbolo delta, che è una d minuscola greca. Se
Che cos'è una derivata parziale? La derivata parziale è uno strumento che è analogo alle derivate che avete utilizzato fino ad adesso, ma che interviene quando ho funzioni di più incognite, di più variabili, e ne congela tutte le altre e ne fa variare solo una. Quindi, se mi interessa, ad esempio, sapere come cambia la mia funzione d'onda in funzione della posizione, però fisso il tempo, faccio variare la x e vedo qual è la rapidità di variazione puntuale, cioè una x prefissata, derivando come se x fosse un parametro rispetto a t, rispetto a x, scusate, e viceversa. Quindi posso considerare derivate parziali rispetto a ciascuna delle due incognite. Okay? Se lo faccio, per esempio, se consideriamo la derivata della funzione d'onda rispetto alla posizione, d'accordo? Allora abbiamo che deriviamo questa espressione rispetto a x tenendo il parametro t come una costante, come se fosse un numero qualsiasi. Quindi la derivata del seno è il coseno, il coefficiente a si mantiene e uso la tecnica derivate composte, avrò a coefficiente k il numero d'onda, quindi avrò k a volte il coseno della fase kx meno omega t. Se derivo un'altra volta, posso fare la derivata seconda, quindi derivo questa funzione, ho che la derivata del coseno diventa il seno, la derivata della fase mi produce un altro k, e quindi ho k quadro a seno della fase kx meno omega t. E quindi derivare due volte la forma della funzione d'onda rispetto alla posizione significa moltiplicarla per meno il numero d'onda al quadrato. Ok, è chiaro fin qua. La stessa cosa ottengo se faccio la derivata seconda rispetto al tempo. Avrò, anziché avere meno k quadro, avrò meno omega quadro, per lo stesso motivo. Okay? Le funzioni che si comportano in questo modo sono le funzioni armoniche, okay? Che descrivono appunto il moto armonico. Questo vale se ho il seno e il coseno, ma vale in realtà in generale anche se la funzione ha una forma d'onda diversa. Di conseguenza posso mettere insieme queste due relazioni, cioè ho la derivata seconda della funzione d'onda rispetto alla posizione, che è meno k quadro volte la funzione d'onda stessa, la derivata seconda della funzione d'onda rispetto al tempo, che è meno omega quadro volte la funzione d'onda stessa. Ricordando che omega su k è la velocità dell'onda, posso mettere insieme queste due equazioni dicendo che se prendo la derivata seconda della posizione della funzione d'onda, ottengo la derivata seconda della funzione d'onda rispetto al tempo moltiplicata per il coefficiente che è l'inverso della velocità al quadrato dell'onda. In generale, questa è l'equazione che caratterizza una perturbazione che si muova nello spazio, nel tempo, che sia un'onda, secondo periodica. Ok? L'equazione dell'onda è legata da questo. Chiaramente se la nostra onda ha un fronte d'onda piano che dipende solo dalla x, avrò una sola coordinata spaziale. Se invece ho un'onda progressiva sferica, per esempio, avrò sia x ma anche y ma anche z. Okay, questo discorso va ripetuto per ogni coordinata spaziale. E quindi ottengo che la somma delle derivate seconde rispetto a ciascuna delle tre coordinate vale come 1 su v alla seconda, v la velocità dell'onda, per la derivata seconda rispetto al tempo della forma della funzione d'onda stessa. Okay? Tutto ciò che si comporta in questo modo è uno che abbiamo fatto il percorso a ritroso. Formalmente uno dice, se io ho questa equazione, la soluzione è un'onda che ha il profilo d'onda che abbiamo visto prima, cioè qualcosa che dipende da kx meno omega t e via dicendo. Quindi sì, ha un profilo che nel caso più semplice è una sinusoide e una cosinusoide, ma potrebbe avere una combinazione lineare di queste due funzioni elementari. Okay? In ogni caso, ciò che si comporta in questo modo ha un comportamento tipico di un'onda, cioè una un disturbo che si propaga nello spazio come un'onda, quindi caratterizzato da un periodo e da una lunghezza d'onda. Le due hanno una velocità che è l'inverso del coefficiente della derivata seconda rispetto al tempo della funzione stessa. Non so se è chiaro questo. Detto questo, andiamo a vedere questo possiamo saltare, ho visto, che
Che cosa otteniamo andando a lavorare sulle equazioni di Maxwell? Ok? Eccole qua. Queste sono le equazioni in forma integrale, cioè in forma usando il concetto di flusso e il concetto di circuitazione nella materia, cioè in presenza di cariche e in presenza di correnti. Questo è il termine che abbiamo aggiunto l'ultima volta, la corrente di spostamento. Questo cosa significa? Significa che se per esempio andiamo a indicare, ecco, l'equazione di Faraday-Neumann-Lenz. Se ho un campo magnetico che cambia nel tempo, questo produce un campo elettrico che cambia nello spazio. Viceversa, se ho un campo elettrico che cambia nel tempo, questo produce un campo magnetico che cambia con la posizione. Quindi, da un punto di vista formale, campo elettrico e campo magnetico sono concatenati, sono legati l'uno all'altro, perché il variare dell'uno produce il variare dell'altro. Ma attenzione, la variazione rispetto al tempo dell'uno produce una variazione rispetto allo spazio dell'altro e viceversa. È un primo suggerimento al fatto che non solo il campo elettrico e il magnetico sono collegati, ma lo sono anche lo spazio e il tempo. E questo è ancora più profondo del collegamento tra i due campi magnetico ed elettrico. Però questo in una delle prossime puntate, non perdete i prossimi episodi. Ok? Quindi questo fa sospettare che se io cambio, ecco, se io prendo una carica e la faccio oscillare, produco un campo elettrico variabile. Meglio ancora, se prendo una corrente e la faccio variare nel tempo, produco un campo magnetico variabile. A questo campo magnetico è associato un campo elettrico, per le equazioni che abbiamo appena visto, e così via. Quindi produco un disturbo, un'alterazione dell'equilibrio, dello status in cui si trovano i due campi, il cui un campo, il variare di un campo produce l'esistenza, la variazione dell'altro e i due si propagano. Come si può dire, modificandosi a vicenda e quindi propagandosi nello spazio. Questo è il tipico comportamento di un'onda. Andiamo a vedere come raggiungiamo quantitativamente questo risultato. Questa è un'intuizione che ha avuto Maxwell. Immaginiamo un caso molto semplice. Immaginiamo un'onda, quindi un campo elettrico, che cambia. E cambia solo in funzione della coordinata, ad esempio, x. Quindi qui i fronti d'onda sono dei piani perpendicolari all'asse delle x. Ok? Quindi tutti i campi, il campo avrà componenti lungo x, lungo y, lungo z, la variazione avviene solo lungo l'asse delle x, dipende solo da x, non da y e non da z, e dal tempo, ovviamente. Andiamo a considerare le nostre equazioni di Maxwell, ma nel vuoto, quindi lontano, ragionevolmente lontano, da cariche e in assenza di correnti. Okay? Quindi togliamo la carica nel flusso del campo elettrico, togliamo la corrente nella legge di Ampère generalizzata. E immaginiamo, siamo appunto in presenza, qui avete i tre assi, x, y e verso l'alto z e quello obliquo, immaginate di avere. Di applicare per esempio l'equazione del flusso del campo elettrico a una particolare superficie che è questa, un parallelepipedo. Okay. Il nostro campo elettrico, che dipende solo dall'asse delle x, quindi sarà lo stesso su tutta la faccia 2 e su tutta la faccia 1, così come sulla faccia 3 e sulla sua opposta. Cambierà solo tra la faccia che è qui e quella che io vedo a sinistra è quella che è sulla destra, cioè tra il punto x e il punto x più delta x. Cioè cambiando la coordinata x i campi cambiano, se invece a parità della x, sopra la faccia sotto e la faccia sopra hanno la stessa componente, il stesso valore dei campi, sia in x che in y che in z. D'accordo? Immaginate di calcolare il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie chiusa, superficie di Gauss. A questo punto immaginiamo che la faccia perpendicolare all'asse delle x sia un quadrato di lato L, quindi l'area vale L quadro.
Il flusso attraverso la superficie di questo parallelepipedo, ok, sarà determinato solo dal flusso attraverso la superficie quadrata più a destra e quella più a sinistra. Perché? Perché le altre quattro hanno gli stessi valori dei campi, perché sono a parità di x, hanno campi uguali, quindi tanto campo esce da questa faccia, tanto esce dall'altra, quindi danno contributo nullo, perché i valori di campi sono identici, dipendendo solo da x, quindi a parità di x hanno lo stesso valore. Quindi l'unica cosa che cambia è il valore del flusso attraverso le due superfici, entrambe perpendicolari all'asse delle x, e quella più a sinistra il campo sarà quello che calcoliamo in Ex e T, quello più a destra sarà x più lo spessore della scatola, che qui è delta x. Non so se è chiaro. Nella faccia più avanti il flusso è diretto verso destra, quindi un flusso uscente. In quella a sinistra il vettore area è uscente e il vettore campo invece è entrante, per cui avrò un segno meno. L quadro è lo stesso in entrambi, e il teorema di Gauss ci dice che siccome siamo nel vuoto, dentro carica non ce n'è, il flusso totale sarà nullo. Questo cosa ci dice? Ci dice che la differenza tra il campo calcolato nella posizione x più delta x e quello calcolato in x è zero. Di conseguenza, se la nostra onda ha un fronte d'onda perpendicolare all'asse delle x, quindi si propaga lungo l'asse delle x, quest'onda non coinvolge la componente del campo parallela alla direzione di propagazione. Cioè, riassumo, usando l'equazione di Gauss sul flusso del campo elettrico, per il campo magnetico la cosa è del tutto analoga, ne concludo che la mia onda è sicuramente un'onda trasversale, perché nell'onda non vengono coinvolte le componenti del campo, in questo caso elettrico, parallele all'asse delle x. O se preferite, lungo l'asse delle x, qualunque sia la componente del campo, questa non cambia. Quindi tanto vale prenderla a zero. Okay. Detto in altri termini, in termini ondulatori, questa perturbazione, che vedremo a breve sarà un'onda, è un'onda di tipo trasversale. Cosa non ovvia. Ok? Quindi il campo elettromagnetico si propaga con oscillazioni, con variazioni, con disturbi, tra virgolette, che sono sempre perpendicolari alla direzione lungo la quale avviene la propagazione. Si parla di onde trasversali. Andiamo adesso a vedere, abbiamo usato il flusso, usiamo la circuitazione sempre di E, per B è del tutto analogo. Immaginate la stessa scatola di prima e prendiamo questo percorso, non so se riuscite a vederlo, questo bordo che ha il lato verticale lungo L, quello orizzontale lungo delta X. Okay? E qui le due coordinate sono la faccia a sinistra, la coordinata X, quella a destra, X più delta X. La faccia centrale, okay, avrà posizione che sarà una scissa X che ha X, che è x più delta x mezzi, la posizione centrale, quella media, d'accordo? E lì calcoleremo il campo magnetico. Ah, ecco, qui è zoomata, si vede un pochetto meglio. Calcoliamo la circuitazione lungo questo particolare percorso. Allora, se osservate, dato che, ripeto, il campo elettrico dipende solo dalla coordinata x, quindi lungo i due percorsi paralleli all'asse delle x, questo e questo, che sono percorsi in senso opposto, qui vado verso sinistra, qui vado verso destra, il contributo della circuitazione è nullo, che qualunque campo ci sia qui, c'è lo stesso qua sotto, visto che la x è la stessa, solo che qui contribuisce con un segno, qui contribuisce col segno opposto, perché lo spostamento è diverso opposto. Quindi la circuitazione nei due lati, superiore e inferiore a questo rettangolo, si cancellano. L'unico contributo, l'unica differenza che va a essere conteggiata nella circuitazione è quella lungo i due lati verticali. Questi sono i due campi, che avranno posizioni diverse, cioè questo viene percorso verso l'alto, questo verso il basso. Quindi nel lato, diciamo, di destra avrò una circuitazione che sarà la componente y del campo nelle coordinate x più delta x e t, per
L, e qui avrò la stessa componente y, ma nella coordinata x, meno L, perché il verso è quello di percorrenza del nostro circuito, è quello opposto al campo. Quindi questo contribuisce col segno più, questo col segno meno. Di conseguenza ho che la nostra circuitazione sarà meno L per la componente y nel campo, nella posizione xt, e più L per la componente y del campo elettrico, nella coordinata x più delta x al tempo t. Okay? Se indichiamo con delta E la differenza tra i due campi, a seconda dello spazio, allora possiamo indicare, utilizzando i differenziali, la variazione del campo elettrico a y come il prodotto tra la derivata del campo rispetto a x per la lunghezza della nostra scatola. Non faccio altro che utilizzare un'approssimazione lineare, quindi uso il differenziale. Di conseguenza, la circuitazione sarà questa grandezza moltiplicata per L, e quindi ho la derivata del campo elettrico in y rispetto alla coordinata x per L delta x. Ok? Questo mi serve per dire che posso esprimere la circuitazione in questo modo, in modo sovrasemplificato se volete, ma l'idea base dovrebbe essere abbastanza questa. Dopodiché uso appunto la legge di Faraday Neumann-Lenz, quindi devo associare questo al flusso del campo magnetico. In questo caso il nostro flusso del campo magnetico, essendo la nostra faccia perpendicolare alla direzione z, il flusso sarà la componente z del campo per l'area del nostro rettangolo, che è L delta x. Dove prendo il campo? Beh, immaginiamo che non ci siano grosse variazioni di campo elettrico, o se preferite che prendo un rettangolo sufficientemente piccolo, in modo tale da poter prendere il campo nel punto medio, quindi tra x e x più delta x, la media è x più delta x mezzi, però questo tra poco vedete che conta poco, diciamo un valore rappresentativo all'interno di questa superficie, quindi il valore del campo medio per, in un punto medio per l'area della superficie stessa. Quindi, riassumendo le due equazioni che abbiamo usato fino adesso, la circuitazione posso esprimerla come la derivata rispetto a x del campo elettrico in y, il flusso come il valore del campo B nel centro del nostro rettangolo per L delta x, le eguaglio la circuitazione all'opposto della derivata rispetto al tempo del flusso del campo, i due L delta x posso semplificare perché l'ho sia a destra che a sinistra, e la relazione finale che ottengo è questa. Immaginando che la mia scatolina sia abbastanza piccola da poter trascurare questo termine, o che la variazione del campo elettrico in y rispetto a x è data dall'opposto della rapidità con cui il campo magnetico in z varia rispetto al tempo. E qui in teoria dovrei mettere una derivata parziale perché b dipende sia da x che da t. Okay? Posso fare la stessa cosa per la componente z del campo elettrico e ottengo questa relazione. D'accordo? Quindi leggo la rapidità con cui cambia il campo rispetto allo spazio, alla rapidità con cui cambia l'altro campo rispetto al tempo. Qui abbiamo usato solo Faraday Neumann-Lenz. Okay? Se poi utilizzo la legge di Ampère, quindi metto in relazione la circuitazione di B e il flusso di E, ottengo in modo del tutto analogo, ottengo questa relazione. La rapidità con cui cambia nello spazio la componente y del campo BY è legata alla rapidità in cui cambia nel tempo la componente z del campo elettrico rispetto al tempo, con un coefficiente che è epsilon 0 mi 0, quello che c'era nella corrente di spostamento. Idem, allo stesso modo, posso lavorare sulla componente z del campo magnetico. Vi ricordate che le componenti x non cambiano perché l'onda è trasversale, quindi di quelle non ci sono. Riassumiamo le quattro relazioni che abbiamo appena ottenuto, e vediamo cosa succede se ci concentriamo per esempio sulle rapidità di cambiamento rispetto all'asse delle x, per esempio. Okay? Immaginate di applicarlo due volte. Torniamo un secondo indietro.
di applicare, di calcolare la derivata seconda del campo elettrico, quindi di riderivare un'altra volta la prima relazione. Allora, se devo derivare questa equazione, posso sostituire la derivata di y rispetto a x con la derivata, l'opposto della derivata del tempo del campo pz. E ci sono teoremi matematici che mi permettono di farlo, questa non è un'operazione banale. Qui posso scambiare le due derivate. Posso invertire la derivata rispetto al tempo, rispetto alla posizione e le cambio d'ordine. Okay? Ma la derivata rispetto alla posizione di bz è epsilon 0 mi 0 per la derivata di y rispetto a t. Di conseguenza derivo due volte rispetto al tempo e ho che la derivata seconda di y rispetto a x è uguale a y 0 mi 0 per la derivata seconda di y, stessa componente, rispetto a t. E quindi otteniamo un'equazione chiave, un'equazione cruciale. Perché? Perché è esattamente questa equazione che ci dice, guarda che il tuo campo elettrico rispetto a y si comporta come un'onda. Si comporta come un'onda che ha come velocità, anzi come 1 su v quadro, questo coefficiente. Ok? Vi ricordate quello che abbiamo ottenuto nella parte iniziale della presentazione? La forma, qualunque onda io abbia, per quanto sia strana, rispetta questa equazione, dove questo coefficiente è 1 su la velocità dell'onda al quadrato. Ma quindi il nostro campo elettrico non è altro che la soluzione dell'equazione di Maxwell che si comporta come un'onda dove la velocità dell'onda è 1 su v quadro che vale epsilon 0 mi 0. E quanto vale questo epsilon 0 mi 0? Beh, se inverto, la velocità sarà 1 sulla radice di quadrata di epsilon 0 mi 0, che è esattamente identica alla velocità della luce nel vuoto. Se fate il calcolo, immaginate lo stupore di Maxwell quando ha fatto questo calcolo e ha trovato la velocità della luce. Tu studi il campo elettrico magnetico e trovi la velocità della luce. Studi calamite e ambra e trovi la luce, trovi l'ottica. Nel vuoto. Nel mezzo, non solo, ma questo mi spiega anche perché nel mezzo la luce è più lenta, perché al posto di avere epsilon 0 e mi 0 ho epsilon r e mi r, che sono più grandi di 1. Quindi questo gratis ti dice, guarda, ti spiego anche perché la velocità della luce nel mezzo è più piccola. Secondo la teoria newtoniana, la luce in un mezzo doveva essere più veloce che non nel vuoto. Newton intendeva la luce come fosse una particella. L'immediata conseguenza è che la luce non è altro che un'onda formata da campi elettrico e magnetico che cambiano insieme nello spazio e nel tempo e che sono uno concatenato all'altro, se possiamo usare questo termine, e si propagano proprio con questa velocità, 300.000 km al secondo. Non c'è niente di più pratico di una teoria, diceva, non mi ricordo più quale filosofo. Questa previsione teorica è stata verificata in laboratorio pressoché simultaneamente da Frank Hertz al Politecnico di Monaco e da Augusto Righi al Politecnico di Torino o Milano, mi ricordo, più o meno negli stessi anni, facendo oscillare un campo elettrico, una corrente, producendo scintille. Lo stesso, un circuito analogo è stato utilizzato da Hertz a qualche metro di distanza, non c'era molta, non andavano molto lontano perché l'energia era poca, è stata rilevata la presenza di onde. Cioè l'onda elettromagnetica ha messo in moto le cariche all'interno del circuito ricevente. E quindi lì si è cominciato a vedere la possibilità di trasmettere informazioni, ma soprattutto energia, a distanza usando le onde elettromagnetiche. Quindi tutta la nostra tecnologia delle telecomunicazioni nasce lì, da una previsione teorica. Non solo possiamo completare indicando che, tornando all'equazione di prima, quindi la soluzione, per esempio, del campo lungo l'asse delle y possiamo scriverla in questo modo, con kx meno omega t, le nostre costanti numero d'onda e pulsazione, ok? E mettendo insieme le due relazioni, quella per il campo elettrico e quella per il campo magnetico, è abbastanza facile vedere che la componente z, per esempio, del campo vale quanto 1 su c per la componente analoga del campo elettrico. Quindi i due campi hanno un'ampiezza che è in una particolare relazione. Il campo magnetico è 1 su C volte l'ampiezza del campo elettrico e viceversa. Ok? Ma qui praticamente abbiamo concluso.
Qui c'è un filmato che vi mostro rapidissimamente, che è quello che vi mostra cosa succede se io prendo una carica e la sposto. Vedete che queste fluttuazioni delle onde, delle linee di campo, sono quelle che chiamiamo onde elettromagnetiche. Quelle perturbazioni sono onde. Qui abbiamo solo la componente elettrica, immaginate anche quella magnetica. Ok? Va bene, è suonata e mi fermo qua. Vi lascio il filmato poi in più subito.